E questo è quello che abbiamo ordinato qui da Cream Dream, che è questo bar gestito da ex rifugiati ucraini, ed è tutto quello che vedete, tutte queste tortine, così sono tutte senza glutine e vegane. E questa è al marzapane con i lamponi. Questa invece è la zucca, ovviamente. Poi ho preso un matcha al dragon fruit. E questo invece è un tè tipicamente ucraino e dobbiamo assaggiarlo. Oggi è sabato mattina, ci siamo appena alzate. Parlo a bassa voce perché la coinquilina di Giulia sta ancora dormendo. E niente, tra poco andremo a Cambridge. E questa è la nostra colazione: pane con burro d'arachidi e marmellata rigorosamente di pesche, che qua si fa anche un po' fatica a Sì, trovarla, ma non va ce bene. l'hanno. E pane è questo qua, è pane scuro, Sì. e invece questo è pane fatto con il lievito madre, con la Pasta pasta madre, madre. sì. E è ovviamente tè con latte, per noi è d'avena. Questo è senza glutine e si fa un po' fatica a trovarlo perché la maggior parte ha glutine, però alcune marche l'hanno senza glutine questo. Finalmente l'ho provato. Esatto, E il burro e d'arachidi è buonissimo, anche questo il burro piace d'arachidi è molto tantissimo. buono, È sì. diventato Ecco, il mio preferito. adesso facciamo colazione, poi ci prepariamo e partiamo. E ovviamente vi portiamo con noi. Ciao, Esatto. ecco, siamo qui. Siamo sotto questo bell'ombrellino rosso perché qui sta Piove. piovendo. E niente, oggi è sabato mattina, stiamo andando a prendere il treno per andare a Cambridge. Non sono mai stata, Giulia invece ci è stata già 3 volte. Sì, tipo 3 volte, Tre sì. volte, sì. Forse. Va bene, insomma, ci è Sì. stata parecchie volte, molto più di me sicuramente. E andremo a visitarla anche se piove, ma fa Tutto il giorno niente. pioverà. Tutto il giorno pioverà, per cui Col va vento. bene. Sono arrivata ieri che era venerdì, ma non sono riuscita a fare a nessun video. Forse solamente dove siamo andate Un a paio fare di merenda clip, sì. e poi siamo andate al cinema a vedere il film del concerto di Taylor Swift. E ho fatto delle clip comunque, non so se le metterò prima o dopo, va bene. Vedrete come, vedrò poi Esatto. Come come impostare, organizzare. esatto. E niente, vi portiamo con noi a vedere Cambridge, cercherò di girare anche lì un po' di video. Sperando non piova Esatto, troppo. volevamo andare anche in barca, ma ho idea che la Forse cosa no. sarà rimandata. Comunque, vedremo come va la giornata e cosa riusciremo a fare e soprattutto se riesco a girare bene questo video che continuo a a far andare il telefono qua e là. Va bene, va bene. Ci vediamo dopo. Ciao. Siamo salite sul treno che è bellissimo, non vi faccio vedere più di tanto perché ci sono un po' di persone e perfino profumato, cioè si sente un buonissimo profumo di pulito. E tra poco partiremo, fra pochi minuti, partiremo Neanche tipo 5 minuti. direzione Cambridge. Esatto, ci dovremmo fermare a una stazione, prendere poi il pullman perché ci sono dei lavori sulla ferrovia. E abbiamo già fatto questo tragitto, quindi non è troppo Tranquilla, lunga. no, infatti.
arrivate a Cambridge e siamo arrivate in questa piazza dove c'è questo mercato che adesso andremo a visitare. Credo sia il centro, la piazza centrale della città, non so, scurissima, però molto carina. Sì, esatto, e adesso magari farò qualche clip di questo mercato perché mi sembra che abbia cose un po' particolari. Mamma mia, che cacchi bellissimi, anche i fichi, wow, che bancarella stupenda, di frutta, di melograni, favola, favolosa, veramente molto bella. Questo invece è un hot crumble, sono crumble fatti a mano, con frutta e crumble, wow, Cambridge. Questa invece è la paella e oltretutto la fanno anche senza glutine e vegana. Fantastico! Non possono mancare assolutamente le bancarelle con i libri usati, e anche dischi, CD e anche abbigliamento, ma questo penso che non sia usato. Cosa dici, Giulia? I prezzi sono bassi. Il prezzo è bassissimo, mi sa di sì, che forse sì. E vabbè, le solite bancarelle, esatto, sì, di Cambridge. Per l'università, esatto. Che è una parte importante della città. Esatto. Non mancano ovviamente le bancarelle di gioielli e gioiellini vari, super carini. E niente, abbiamo lasciato il mercato, che vi ho fatto vedere qualche clip prima, e in questi mercati, come anche a Londra ce ne sono diversi, ci sono sempre un sacco di stand dove propongono cucine, cucine un po' da tutto il mondo, c'è la cucina thai, c'è la cucina greca, adesso abbiamo visto anche una forse russa, poi cos'è che c'era ancora? C'erano diversi tipi di cucine che arrivano un po' da tutto il mondo e purtroppo non sono riuscita a farvi tanto le clip, tanto girare, tanto appunto dove in questi stand di cucina perché c'era pieno di gente, perché stanno tutti comprando da mangiare, è ora di pranzo e allora vabbè. E anche noi ci stiamo dirigendo a pranzo, appena lo troviamo. Sì. Stiamo inoltrando in questa via che mi sembra molto caratteristica, con questi edifici particolari, con questi mattoni, con mattoni rossi, molto molto carina. Siamo in questo ristorante che si chiama The Architect e abbiamo appena ordinato, o meglio, ci è appena arrivato quello che abbiamo ordinato. Questo è, Giulia, cos'è? È allumi fritto con una salsa tartare, le patatine e i broccoli tender stem con mandorle e peperoncino. Invece io ho ordinato del fish and chips. Vegano, per cui non è pesce vero, ma l'ho già assaggiato in un altro locale ed è buonissimo, con del cavolo, patatine e questa salsina che adesso vi faccio inorridire, pomodoro e ananas. Proviamo quella per prima. Dai, vai Giulia, assaggia. In realtà è buono, non si sente l'ananas. Buonissima. Ecco, ce ne stiamo andando da Cambridge. Finita. È stata un po' strana. Siamo partite tardi, abbiamo preso il treno lento invece di quello più veloce, che va bene perché siamo arrivati in stazione a quell'ora e c'era quello. Esatto. Però poi c'era i lavori sulla ferrovia, abbiamo dovuto prendere il bus in sostituzione del treno, per cui ci abbiamo messo il doppio del tempo. Poi ha piovuto. Sì, dovevamo fare punting, che praticamente è andare in barca sul fiume Cam. Sì. Solo che quando siamo state lì per prendere la
per andare a prenotando, insomma, andare sulla barca, e si è messo, ha fatto uno scroscio d'acqua che ci siamo bagnate prima di riuscire ad aprire l'ombrello, è stato terribile. E niente, allora ci siamo rifugiate, siamo scappate, ci siamo rifugiate prima sotto un portico, poi siamo andate in qualche negozio. Esatto. E adesso ce ne siamo tornate. Andiamo a casa. Però ecco, è stata comunque una bella giornata. Abbiamo... città è molto carina, ma anche piccola, esatto. Quindi non serve tantissimo no, tempo. No, infatti, avete visto la clip dove abbiamo mangiato ed era una cosa buonissima. C'era questa salsa che noi eravamo abbastanza scettiche, con pomodoro e ananas, ma sì, era deliziosa, deliziosa, davvero buona, veramente ottima. E abbiamo anche un po' di avanzi che mangeremo sì, stasera, esatto, perché non siamo riusciti a mangiare tutto, perché erano davvero dei piattoni enormi, sì, troppo. E niente, e così anche la giornata di oggi è andata. Guardate, c'è anche un po' di sole, ma non ha fatto altro che mettersi a piovere. Si è messa a piovere, ma scroscio, ma facevano degli scrosci terribili, proprio molto forti di pioggia, e niente, vabbè, è andata così. Esatto. Buongiorno, oggi è domenica 5 novembre, sì. E siamo uscite di casa, esatto. Siamo nei paraggi di dove vive Giulia, e questo è il quartiere di Bethnal Green. Sì, ormai siamo già a Whitechapel. Siamo andati a prendere la metro. Siamo andati a prendere la metro. Il tempo oggi, come bellissimo. Si riesce a vedere, è bello, c'è molta aria, sì, probabilmente si sente anche l'arietta abbastanza freschina. Sì, fa abbastanza fresco, però c'è il sole, visto il fatto che negli ultimi giorni è sempre piovuto, nei prossimi giorni pioverà sempre. Almeno adesso un giorno di sole, che così riusciamo a godercelo. Esatto. E stiamo andando a fare brunch. Io ho famissima, sappiatelo, perché la mattina io devo mangiare subito perché mi sveglio con la fame. Ma va bene, adesso devo tenermela. E andiamo a Belsize Park. Più verso nord, tipo, sì. Penso sia sopra Primrose Hill e Hampstead. E c'è un posto che fa tutto senza glutine, tipo una bakery, una pasticceria che fa tutto senza glutine, e fanno anche un brunch. Sono andata in un'altra sede, si chiama Libby's, e era più solo pasticceria con due tavolini, mentre questo qua dove andiamo noi invece sembra fare proprio un brunch vero e proprio. Per cui vedremo, faremo anche video anche di quello, e poi andremo a magari a gironzolare lì nella zona, esatto. Perché io non credo di esserci mai stata. Anche io sono stata una volta super veloce, ecco. E non ho visto bene, quindi non so che cosa ci sia, magari c'è qualcosa di bello. Ma infatti vediamo, è già giusto che c'è un parco, esatto. Per cui i parchi qua a Londra... Presumo ci sia un parco, Belsize Park. Come si dice, i parchi qua a Londra sono molto molto belli. Niente, vediamo cosa troviamo e cosa mangiamo, che anche mi sta venendo fame. Esatto, un'occhiatina ancora, non si vede tantissimo, questa che vedete è una scuola, e vediamo se riesco a farvela vedere, sì, è una scuola, e invece qui alla nostra sinistra è il retro di Sainsbury's, che è il mio negozio, il supermercato preferito, e ce ne sono diversi qua. È una catena che c'è, sì. Che c'è qua nel UK, penso, non solo a Londra, no? Sì, in UK. Okay. E è un posto dove vengo sempre per fare la spesa. Siamo venute anche, non ieri. Venerdì sera. Non so, abbiamo fatto forse sì. Anche un haul, tipo uno dei primi video del canale, se non può mi sbaglio. Può essere. Forse il primissimo. Sì, forse era da Sainsbury. Che eravamo andati da Sainsbury. No, forse era Waitrose, però una volta l'abbiamo fatto quasi sicuramente. Sì, esatto. Perché insomma, quando vengo per comprare da mangiare, compro qua. Esatto. E niente. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo dopo. Con quello che mangiamo. Sì, esatto. Ciao. Thank you.
a tutte! Buongiorno! Buongiorno, oggi è lunedì e noi siamo uscite, stiamo andando a fare la spesa da Sainsbury. Wow! Forse ci siamo passate l'altra sera, quando è che ci siamo passate? Sì, abbiamo nominate ieri, forse. Esatto, o l'altro ieri. Perché Giulia servono un po' di cose, così ne approfittiamo delle ultime ore, non riusciamo a... No, non riusciamo a fare niente, abbiamo fatto colazione a casa, che avevamo un pasticcino. E poi non saremmo riusciti a fare molto, anche perché poi dopo il treno a mezzogiorno tipo, sì, circa, io sì, devo andare al lavoro, quindi non volevamo fare niente di che. E allora niente, Giulia, servivano appunto un po' di cose, esatto. E andiamo insieme, poi torniamo e ci avviamo. E niente, ieri abbiamo fatto poche riprese, non mi ricordo, comunque... Siamo andate in questo posto, lì c'è una clip, vi ho fatto un piccolo filmato e dove siamo andate in questo. Sì, forse ne abbiamo parlato, che andavamo da Libis. Sì, abbiamo detto che andavamo. Esatto, ci siamo andate. E buonissimo. Buonissimo, molto ovviamente. Carino. Molto carino il posto. Andiamo a destra. No, a destra, a sinistra. Sì, è stato molto carino e in pratica abbiamo mangiato... l'avena tipo fatta porridge, ma durante la notte, si chiama overnight oats. Esatto. E poi io ho mangiato invece un sandwich, tipo un toast al formaggio e cipolle caramellate, che era buonissimo anche quello, ed era tutto senza glutine. Tutto senza glutine. Buonissimo. Poi abbiamo preso una carrot cake e una torta Stefania che era con le mandorle e l'arancia. E ci siamo portate a casa una girella con... di pasta sfoglia, sì, insomma, con l'uvetta, e invece un'altra cosa fatta sempre di pasta sfoglia con una crema particolare e con della marmellata di mirtilli, sì, perché era nerissima, che abbiamo mangiato stamattina a colazione. Adesso dobbiamo attraversare. Ecco, abbiamo attraversato. Adesso magari c'è un po' scuro, siamo sotto un tunnel, ma vabbè. E poi niente, ci siamo avviate, abbiamo sentito i miei compagni del corso d'inglese che erano anche loro qua a Londra per una gita. Io non ero andata, anche perché appunto dicevo, quando vengo a Londra voglio stare con Giulia. Poi è stata una coincidenza che ho prenotato l'aereo proprio nel weekend che erano qui anche loro, per cui ci siamo incontrati. Siamo stati un po' con loro, poi loro avevano un viaggio tipo organizzato, avevano questo pullman da prendere. Pensavamo di ritrovarci alla St. Paul Cathedral, invece non è stato possibile. Noi ci siamo fermati in uno Starbucks a bere qualcosa, ci siamo un po' scaldate. No, Starbucks Pret. Ecco, mi sbaglio sempre. Meglio. Sì, è meglio. Allora, il cappuccino sì, è veramente molto più buono da Pret. È vero, Pret à manger. E poi siamo venute verso casa, sì, abbiamo fatto ancora una passeggiata. Sì, siamo andate da Whole Foods. Ah, siamo andate da Whole Foods. In pratica... è a Piccadilly Circus, almeno credo ci sia lì, poi forse c'è da un'altra parte, ma io vado di solito a quello. Ah. E siamo entrate perché volevo vedere se c'era la purea di zucca. Ah sì, forse ne avevamo parlato nel barattolo. Perché è comoda tante volte quando in questa stagione che ho voglia di zucca, la tiri fuori, la butti dentro nella pasta, nel risotto e esce buono. Tanto che c'era soltanto uno che aveva già trovato online, quindi è stata un po' una cosa inutile. Però abbiamo visto una burrata vegana di una marca che ho già provato, sì. Buonissima. È buonissima, sembra vera, veramente sì. buona. Allora l'abbiamo presa su, che così abbiamo fatto la pizza ieri sera. E abbiamo preso casa. Anche il gorgonzola dolce, anche quello bello cremoso, mamma, siamo sì. lì lo si riesce a trovare. Sì. E, pochi posti, insomma. E ci siamo fatte una pizza bianca, abbiamo fatto l'impasto, una pizza bianca con gorgonzola, cipolle e quella burrata che abbiamo messo fuori dal forno. Fantastica. Buonissima, infatti. E niente, siamo rimaste a casa. Sì, siamo rimaste a casa in relax, che serviva. E poi niente, stamattina andiamo a fare un giro al supermercato, come dicevamo, e poi un po' una spesina veloce. E niente, quest'altro vlog di Londra lo chiudiamo qua. Spero che anche questo vi piaccia, l'ultimo vi è piaciuto, visto che mi avete lasciato dei bellissimi commenti e che... grazie, grazie mille per i bellissimi grazie. Commenti e niente, vi salutiamo, e vi mandiamo come sempre un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.